ringraziare una persona che ci sta dando altrettanto una mano per la bella riuscita di questo evento del Teatro Fulvio, del Teatro Comunale Fulvio, che è Bobo, lo chef che ci in queste serate dedicate al, al teatro, lui sarà colui che ci servirà un bel primo tra attori e spettatori. Mentre prima dicevi, facevo quell'invito al, a, a che le forze politiche si componessero comunque in un'idea comune, mi veniva in mente che proprio l'emblema maggiore che c'è in Molise di questo è veramente il ristorante di Bobo, perché tu sai benissimo che lì dove trasversale, dove convivono il busto di Stalin insieme a Mussolini, ed è in questo, lui ha capito esattamente quello che è la composizione della molisalità, del resto perciò è un grandissimo, insomma. Per questo siamo lietissimi di averlo con noi. Grazie. Grazie a te. Sì, allora innanzitutto vi ringrazio di questa opportunità veramente che avete dato alla cooperativa, al Teatro Municipale, alla cooperativa che io dirigo e anche al Teatro del Loto di collaborare in questo senso. Voglio anche però fare un ringraziamento a chi comunque anche in passato questo teatro l'ha tenuto vivo, a Gian Domenico Sale, a quelli, agli altri operatori che hanno mantenuto comunque a Buglionesi una tradizione teatrale. Io pensate che la prima volta che ho recitato qui dentro è stato nel 1977 con Edmond Aldini e con Duilio del Prete e facemmo un Cavaliere del Pestello Ardente, e poi nell'80 venni addirittura, però era l'altra forma, con Giovan Piero a fare il Saulo di Alfieri. Quindi io avevo 25 anni, sono 26 anni, però da allora poi ci sono tornato sempre con grande con Monica, fu organizzata anche qui la prima di Sole a Catinelle, presentammo qui e siamo tornati con Locandiera, quindi è sempre stata un piacere tornare ai Buglionesi, perché la tradizione è proprio culturale buglionesi, cioè sia teatrale, c'è sempre stata. Io mi auguro che oggi questo teatro, che è bellissimo, che è davvero particolare, non è che ce ne stanno tanti altri teatri in Italia così, con questa architettura un po' gotica, però è un gotico moderno, peraltro tutto studiato in legno, per cui mantiene quell'aria, ha un'aria austera, perché il gotico ti porta verso l'altro, quindi sembra sempre una cattedrale, però con tutto questo legno riscalda talmente tanto che, insomma, voglio dire, può essere davvero un luogo ideale per il teatro. Poter lavorare in sinergia col Teatro di Buglionesi, per quello che ci riguarda, anche noi come Teatro del Loto e al contempo anche quello che stiamo facendo da 5 anni anche col Teatro Rossetti, significa poter cercare di portare un teatro d'arte, un teatro fatto da grandi artisti, anche di innovazione, però che va dall'entroterra al mare, su tutto il Molise. Questa è un'opzione importantissima, soprattutto per quei tanti giovani. Io ricordo nella scuola del Teatro del Loto, noi abbiamo avuto, grazie al fatto che dopo 10 anni siamo riusciti ad allevare è una brutta parola, però insomma, però rende anche una classe di nuovi giovani attori molisani a far crescere, forse è più adatta di allevare, non sono polli di allevamento, ma a far crescere tanti giovani talenti che oggi trovano riscontro un po' in tutto lo spettacolo italiano, a prescindere dalle nostre produzioni, anche se poi noi abbiamo la fortuna di poterli, averli avuti nostri, anche i nostri scritturali, i nostri attori negli spettacoli che produciamo, per cui effettivamente stanno anche girando l'Italia con noi. Qui siamo stati con Locandiera proprio, che ha continuato a girare, l'ultima recita l'abbiamo chiusa a Bassano del Grappa, per dire, ma mi sarei aspettato che un piccolo spettacolo che nasceva dentro Terrazzano girasse per 2 anni in Italia e chiudesse a 10 km dall'Austria. Anche quello ha un senso, cioè Bassano, che poi Bassano è emblematica, perché lì ci sono state appunto quasi la guerra che arrivava. Ecco, noi adesso in guerra non ci dobbiamo andare, però dobbiamo creare un grande spirito di comunità teatrale, che poi anche io sono d'accordo con quanto diceva Michele, cioè di cominciare a levare è sempre questa parola, a far crescere, a coltivare i ragazzi alla bellezza, diventa secondo me il segno importante per le nuove generazioni, ma proprio per il futuro del Molise. Vado subito
su tre cose del programma, spiego alcune cose. Cioè, per esempio, cominceremo con questo finale di partita, che è tutto il programma che porteremo qui, come anche quello del Loto, è un grande programma sulla nuova drammaturgia o sul teatro contemporaneo. Perché? Perché forse ci dà l'occasione anche di riflettere un po' su quello che stiamo vivendo, sui tempi che corrono. Ho detto, ho spiegato che è come vedere uno stesso spettacolo da 5-6 angolazioni diverse, perché ognuno di questi spettacoli fa una narrazione del contemporaneo e di quello che ci accade in modo diverso. Partiamo da un grande classico, che ormai è un classico della modernità, come Finale di partita di Beckett, rivisto da Filippo Gili con Giorgio Colangeli. L'avrete visto in tanti film ultimamente, cioè protagonista di tante fiction importanti, ha lavorato con tutti i più grandi registi del nuovo cinema italiano, che veramente è una versione nuova di Beckett, assolutamente divertente e molto calata nel reale. Così come Gli sposi, invece, di, ecco, questa è la compagnia Frosini Timpano, una compagnia che sta avendo successo enorme in tutta Europa, sono amatissimi in Francia, e questa riscrittura di David Lescott, che è un autore francese che è stato di 48 anni, premio Molière, è l'ascesa e la fortuna e poi la caduta dei coniugi Lucescu. Quindi ed è rivissuta tutta questa tragedia accaduta in Romania, con una tragedia contemporanea che parte dalle campagne dove i coniugi Lucescu erano contadini, e poi si chiude oggi poi in un centro commerciale di Bucarest. Quindi fa vedere tutta, diventa un po' questo racconto di questa coppia che, insomma, è stata anche abbastanza infernale per il Novecento, per l'ultimo secolo, però diventa veramente vista nel grottesco. È una lettura bellissima, così come uno spettacolo assolutamente, davvero, e questo lo dico per tutti, invito anche l'assessore Codogno a vederlo, anche Antonio Battista, L'abisso di Davide Nia, che Davide Nia ha tratto, autore palermitano, che Davide Nia ha tratto dal suo romanzo Appunti per un naufragio, ci mette in condizione di leggere il processo dei migranti, quello che ci sta accadendo, da un punto di vista completamente diverso da come ce lo saremmo immaginati. Ovvero, Davide Nia ha scritto questo monologo con gli occhi dei palombari che a Lampedusa vanno a recuperare, o a salvare le vite quando possono, a recuperare in fondo al mare queste vittime della contemporaneità. Senza, davvero, non c'è nessun tipo di lettura politica, se non quella di uomini che sono costretti a fare un lavoro che per tanti versi è esaltante quando riescono veramente a salvare delle vite umane, e tanti versi è assolutamente triste e melanconico quando queste vite umane, ormai non più tali, le devono raccogliere in fondo al mare. Ecco, è una lettura che uno non immagina, perché te lo fa vedere dal vivo questo voglio dire, questi interventi, e pensare, e io non l'avevo mai immaginato personalmente, finché non ho visto lo spettacolo di Enia, non ho mai immaginato che c'è una lettura da parte dei palombari, da parte delle persone che stanno direttamente, potrebbero essere in altro caso i vigili del fuoco, se stanno una sopra, ma questi sono quelli che direttamente operano da parte della Repubblica Italiana per andare a fare quel lavoro lì. È un lavoro a volte esaltante, a volte ovviamente diventa tristissimo, ma lo spettacolo di Davide è qualcosa di fantastico. Io sono rimasto, quando l'ho visto al Teatro d'India a Roma, sono uscito sono stato 10 minuti con la pelle d'oca, dopo degli applausi clamorosi, ero rimasto impietrito sulla sedia, e sono poi andato in camerino e ho detto: guarda, io voglio che tu venga al Loto, assolutamente, dimmi quello che sia, voglio che questo spettacolo portiamo. E se riuscì a portarlo non solo al Loto ma anche a Buglionesi per una 3 giorni qui in Molise, di questo spettacolo che davvero sta sconvolgendo l'Italia, è qualcosa di grande.
La gente di Cerami, noi l'abbiamo già ospitato al Teatro del Loto ed è un racconto davvero di grande che strugge proprio l'animo, perché Massimo Wertmüller è bravissimo nel raccontare questa sorta di uno spettacolo con le musiche dal vivo di Nicola Piovani e a raccontare questi personaggi quasi da Café Chantant, come li poteva scrivere la penna di Cerami, insomma, il premio Oscar. Il Moby Dick è uno spettacolo mio, di questo non dovrei parlare, però vi dico soltanto che è uno spettacolo, a parte che c'è Gianmarco in questo momento, che è l'attore, uno degli attori italiani più di successo, almeno fra i giovani, me ne accorgo a teatro stesso, perché essendo il protagonista di Che Dio ci aiuti, tanti ragazzi, lo so, sta diventando così, ma questo mi fa piacere, peraltro lo dico, qui avevo scoperto questo ragazzo in un saggio del Centro Sperimentale Cinematografia al Teatro Belli a Roma, e c'era una mia ex allieva, appunto, Barbara Petri, che è capo Bassara, che ha fatto la scuola con me, che era sua compagna di classe, andava a vedere lo spettacolo per Barbara, e poi dice: scusa Barbara, ma chi è questo ragazzo che è bravissimo, aveva 20 anni all'epoca Gianmarco, cioè mi ha detto: ah, sei di Foggia? Benissimo, ho detto: per il Saul voglio lui, e lo scritturai tre anni fa per il Saul, per fare mio figlio nel Jonathan. Quando lui ha cominciato a fare il Saul, immediatamente è entrato in televisione, boh, non è più uscito. Adesso è il protagonista di un sacco di questo, però ritorna, e fra l'altro appunto stiamo per andare a Sarzana, stiamo per andare a Pitigliano, ci hanno invitato al Festival di Pula in Sardegna col Moby Dick, a Messina, a Sicilia, quindi continueremo a girare l'Italia, io mi auguro pertanto, perché è uno spettacolo che mi piace tanto fare, perché anche questo parla davvero della vita, dei grandi temi della vita e della morte, però ne parla anche con una passione, Melville è comunque, insomma, voglio dire, il Dante della contemporaneità del Novecento, e quindi mi fa piacere sempre fare questo spettacolo. Porteremo qui un'altra novità assoluta per il Molise, che anche questi per una tre giorni, prima a Guglionesi e poi a Loto, che è Thanks for Vasellina di Carrozzeria Orfeo. È in assoluto il gruppo più innovativo che c'è in Italia, sono spettacoli che ovunque stanno facendo. Vi dico soltanto che a Piccole di Sera a Roma hanno fatto quattro settimane con tre spettacoli diversi, tutti esauriti, sono riprenotati per il prossimo anno, perché è una scrittura talmente irriverente, talmente divertente, questa di Carrozzeria Orfeo, sono tutti diplomati al Piccolo di Milano, piuttosto, insomma, di anni fa, ma ormai davanti, che è veramente sorprendente, tutti i loro spettacoli, Cusus Clan, Animali da Bar, Thanks for Vasellina, è il loro primo successo, e io sono felice per la prima volta di portare in Molise questa formazione teatrale, che è un gruppo di giovani strepitosi, che davvero sta cambiando il modo di fare drammaturgia in Italia, perché immette dentro lo spettacolo delle novità assolute che vengono un po' da tutta la cultura mediatica. Nello specifico, il Thanks for Vasellina, se volete vi anticipo questa cosa perché è molto divertente, uno pensa che possa essere una cosa, in realtà è tutt'un'altra, nel senso che non era per amori vocati di medesima pertinenza, potremmo dire così, ma era per occultare un passaggio dove questa vasellina, nei passaggi fra le frontiere, si occultava altro in posti meno discibili, ma dove il traffico di marijuana partiva per andare. E questo è di grandissima ironia, si immagina questa nuova repubblica che nasce fra il Messico e gli Stati Uniti, ma assolutamente divertente, dove questi qua piantano al contrario, invece di importare loro di portarla la cosa, è l'Italia che esporta, perché ma davvero si ride tanto, e poi invece poi si ride anche con coscienza. L'altro spettacolo è per dirlo, lo faremo, quindi ancora non so, so soltanto che da 30 anni inseguo questo testo meraviglioso di Ibsen, lo faremo in una maniera un po' particolare, perché è il testo più
più onirico di Ibsen, e io proprio per questo ho voluto che il protagonista, che normalmente è maschile, cioè, e segue tutto un percorso di vita dai 18 anni, lui che è un cacciatore dei fiordi norvegesi e poi passa attraverso varie vicissitudini nei deserti del Marocco, piuttosto, ho voluto, cambiando completamente genere, che fosse un'attrice donna a interpretare il ruolo di Peer Gynt. In questo caso è anche mia figlia, ma non è, ma è per lo spettacolo, però è fuori abbonamento e lo presenteremo anche per me, non lo so ancora che cosa sarà, cioè ho l'idea di come dovrebbe avvenire, eccetera. Però in chiusura vi ho fatto l'excursus per quanto riguarda la parte artistica, però vorrei dire anche, e sono contento che qui ci sia l'assessore Cotugno, così come il presidente Battista, che l'idea davvero è quella di poter pensare il Molise come una terra di teatro, ma per il divenire. Cioè, se noi riusciamo oggi, con i numeri che avremmo insieme, per esempio, vi dico, fra il Teatro del Lodo e il Teatro di Guglionesi, fra 2 anni, Teatri Molisani è l'unica compagnia riconosciuta dal FUS, del MIBACT, che ci siamo stata in Molise, insomma, dal Ministero in Molise sono riconosciuti soltanto gli amici della musica, da tanti anni, e noi. Questo naturalmente ci inorgoglisce, anzi quest'anno nella nuova triennalità abbiamo persino preso un punteggio di qualità ancora più alto, che ci ha aumentato persino un pochino il contributo del Ministero. Ma detto questo, la vera scommessa è quella di poter avviare un centro di produzione con i 2 teatri messi insieme, e se poi vorranno assessore fra 2 anni ci fosse anche il Savoia, che abbiamo ancora di più il cerchio. Ecco, lavorare sul centro, avere un centro di produzione, che cosa significa? Lo so, per voi forse sono solo parole, cambia tantissimo. Giochi su un altro tavolo. Vi faccio soltanto il conto che noi come compagnia di innovazione oggi abbiamo un contributo ministeriale di 35.000 euro circa l'anno, che poi insomma nei 3 anni comunque sono 105.000 euro. Vi dico soltanto che come centro di produzione di innovazione si parte da 250.000 in su. Certo, devi o poi ottemperare ad alcune cose, quelle per esempio di avere 3.500 giornate lavorative contributive all'anno. Noi oggi siamo obbligati ad averne 1.100, ma soprattutto il Ministero ti riconosce, oltre alla produzione, anche la distribuzione, quindi anche proprio quello che porti nei tuoi teatri. E questo è importantissimo, perché a quel punto si possono riconoscere delle figure che oggi non ci immaginiamo che ci possano essere qua, ma che fra 2 anni, 3 anni ci potranno essere, persino una maschera. Anche la mascherina del teatro potrà essere assunta, avere dei contributi, entrare come lettura complessiva nel PIL regionale. C'è una piaga enorme che riguarda il mio settore, il nostro settore in Molise, e che è quello che la maggior parte del lavoro in Molise, artistico, è sommerso. Noi siamo i primi che l'abbiamo, cioè Teatri Molisani è la prima compagnia che fa le buste paga. Chiaro questo? Ah, cioè questo che cosa significa? Che pure se per poco il PIL della regione, il PIL Molisani ci legge. E noi in realtà questo PIL lo contribuiamo ad ampliarlo, a migliorarlo, perché grazie agli spettacoli che produciamo qua, se poi li andiamo a vendere in Veneto piuttosto che in Piemonte, piuttosto che, significa che quegli attori, quelle maestranze che sono, hanno reddito qua, hanno residenza qua, guadagnano quei soldi presi fuori e li portano qua, il loro reddito aumenta, la loro possibilità, cioè, di pagare tasse aumenta di fatto il PIL della regione, di po' quello che sia, per quello che è, anche se fossero 10 euro. Questo oggi è Teatri Molisani lavora perché questo tipo di lavoro sia leggibile e non sia un lavoro. Io non lo faccio per divertimento il teatro, lo faccio, è la mia passione, non potrei fare altro nella vita, lo faccio da 40 anni il teatro, no, ho solo fatto quello, posso immaginare di poter fare solo quello, voglio morire come Molière sulla scena, perché per me è la cosa più bella che esista, ma è un lavoro come quello che fa Bobbo quando si inventa
le sue ricette e perde le ore dentro la sua cucina a cercare, a trovare l'alchimia giusta, eccetera. Chi lavora in questo settore non fa le 8 ore di lavoro, ne fa molti di più, quelle che non si immagina, si pensa che, non, che uno si diverte, eccetera. Io spesso ho fatto le notti a immaginare spettacoli, ho fatto le 3 del mattino, le 4 del mattino e poi alle 8, alle 9 stavo di nuovo in scena per capire, perché è un lavoro che dice serve, eccetera. E vorrei che veramente passasse l'idea che questo lavoro ha una dignità in Molise. Ci sono tanti ragazzi che oggi sono attori, musicisti, tecnici, noi ne abbiamo allevati tanti, è giusto che loro guadagnino con le loro buste paga, con le loro contribuzioni, possano immaginarsi, è difficile che ci arrivino, perché io so che io arriverò fra un anno a maturare cose per la pensione, però posso dire di essere uno che ce l'ha fatta a maturare i minimi di pensione. Non so se oggi i ragazzi che cominciano, che hanno 10, 20 anni, 15 anni di carriera, riusciranno a fare quella roba lì, però uno Stato civile, un paese civile dà ai suoi figli l'idea che questa possibilità la possa ottenere. Oggi proprio leggevo che il governo norvegese ha riconosciuto come necessità di Stato tutti i suoi artisti e li paga persino se sono costretti a stare fermi. Da proprio di oggi questa notizia. Io non penso che in Italia ci arriverà mai, però detto questo mi piacerebbe che nel mio posto, nel mio paese, nel mio locus anime, che è il Molise, che per me non è una regione ma è una grande, unica città dove 300.000 persone vivono e devono avere, proprio perché vivono, relazioni comuni, perché riusciamo davvero a conoscerci tutti, ci sia un piccolo spazio di dignità anche per chi fa un lavoro di creazione artistica, anche per chi fa un lavoro sulla conoscenza. Grazie Stefano.